Sicuramente il problema della tassazione è un problema sentito da tutti e in tutti i settori. Purtroppo la storia ci insegna che gli immobili, il reddito fisso sono stati sempre i primi bersagli. Dobbiamo fare un grosso lavoro per ridurre la tassazione. Lo sforzo del governo è quello di trovare le migliori soluzioni, consapevoli del fatto che con un debito pubblico che noi abbiamo trovato come una pesante eredità delle precedenti politiche, dei precedenti governi, ci impone di dover fare delle coperture che sono assorbite in questo caso nella nuova manovra finanziaria. Su 30 miliardi circa 23 vanno a coprire la sterilizzazione dell'IVA, quindi indubbiamente i margini sono pochi e con questi pochi margini dobbiamo fare un'azione che parte soprattutto dalla riduzione delle fonti di spesa e degli sprechi tanti ed infiniti. Prendo un esempio che è politico, purtroppo non è legato prettamente al vostro lavoro, ma è rappresentativo: il taglio delle poltrone è un modo per portare l'Italia a una politica di maggior rigore che soprattutto passa anche su se stessa, sull'apparato politico prima che sui cittadini. Quindi la prima manovra l'abbiamo fatta sulla politica, cercheremo di continuare in questa via per dare un sollievo a dei conti e dei bilanci che non sono facili da gestire. Gli obiettivi sono di riqualificare un mercato immobiliare che poi è quello che è la fonte del lavoro degli agenti professionali immobiliari, quindi dare agli italiani in primis maggiore sicurezza, maggiore efficienza energetica, passando per le azioni pertinenti alla Green New Deal, cioè un miglioramento dell'ambiente che passa per il miglioramento degli immobili, per dare agli italiani e agli operatori che operano in questo settore un mercato di qualità. Abbiamo visto dalle analisi che voi avete fatto quando siano meno vendibili immobili vetusti e purtroppo il patrimonio immobiliare italiano per l'80% ha una certa età, quindi non risponde alle normative ed è meno appetibile sul mercato. Questo rilancerà il settore immobiliare, rilancerà il mercato in operazioni che sicuramente l'Italia è una grossa barca, quindi pensare a un transatlantico, le manovre hanno dei tempi che sono quello che si chiama in marina l'abbrivio e chiaramente insomma in un mare abbastanza in tempesta, quindi noi ci stiamo muovendo in questa fase, continuiamo il nostro lavoro con tante difficoltà, ma è un dovere che dobbiamo agli italiani in primis.